minuti. Abbiamo avuto già 150 adesioni. Ah, poi c'ho un elenco di firme da consegnare. I ragazzi non sono potuti venire oggi perché purtroppo la nostra scuola vive un'altra vicenda drammatica, cioè stanno ricostruendo l'edificio, i lavori si sono bloccati perché pare che non ci stanno più soldi, quindi noi stiamo nei container aspettando che qualcuno da lassù, insomma, si giri verso la nostra parte. E quindi viviamo una troppa problematica. Per il resto, questa della inidoneità, voi sapete benissimo il danno sulle biblioteche. Nella mia scuola c'è una biblioteca di oltre 10.000 volumi, più tutto il materiale non inventariato, che è una ricchezza di quasi 200.000 euro di valore, vecchie lire. Tutto questo adesso sta in un magazzino, perché la nostra scuola, ripeto, dovrebbe essere ricostruita, e non si sa chi poi si prenderà cura di tutto questo, visto che da 8 anni tutto questo materiale l'ho curato io personalmente, uno per uno, tutti i libri. Quindi il danno è notevole e devo dire che nemmeno la nostra cara dirigente è stata molto vicina, anzi assente, in tutto questo. Quindi una battaglia che io mi sto facendo da sola, con gli alunni, qualche alunno di buona volontà. Questa è la realtà, penso alla fotografia dello stato delle cose, drammatico. Per il resto teniamoci forti, perché qua mi sembra che soltanto l'unione possa tirar fuori qualcosa di buono da questa situazione. Un augurio a tutti e salutare a tutto che ci assista la salute, perché qua ci stiamo a giocare pure quel poco che ci è rimasto. Ecco.